dell'ippodromo di Palermo, l'anteprima corsa per il convegno di domani, mercoledì 13 aprile. Attenzione, inizio alle ore 15.30 e siamo con Giuseppe Zanca. Buongiorno. The Man in Red, con la bellissima Regale. Già il nome dice tutto, un tesoro di cavalla che tra l'altro per ora vola, è stata anche premiata come cavalla più votata online del mese di marzo, si prende tutte le belle coccole, la vedremo in pista pure domani, sì. E siamo qua col caro Giuseppe, intanto complimenti, grazie, dici grazie. Tu, ma complimenti di chi? Perché l'altra volta hai fatto un record che secondo me è difficile da battere, perché lo sport è bello, l'ippica è sport, perché non sempre vince chi è il più forte. E infatti. Allora io dico, ti faccio una similitudine. Sei come il Leicester della Premier League, però, sì. Perché Giuseppe ha vinto l'ottava corsa l'altra volta con Snapper Starlight alla modica quota di 112,82 vincenti. Bravo Giuseppe, complimenti. Complimenti vanno soprattutto a Angelo De Simone, che me l'ha consegnato in ottima condizione. Ha detto di correre fiducioso, la corsa è venuta a pennello. Abbiamo vinto con questa cifra. Trio nessun vincitore. Accoppiata 1009, io non l'ho mai sentita. 1009 accoppiata. Tra l'altro vi rivedremo nuovamente domani all'ottava corsa. Poi non penso ci sarà questa quota. Poi l'analizzeremo più a fondo questa corsa. Allora, Giuseppe, e con la splendida Regale, commentiamo il convegno di domani, che vede 90 cavalli al via, un buon numero. Come detto, attenzione, cominciamo alle ore 15.30 e iniziamo subito con una corsa riservata ai puledri di 3 anni, distanza del miglio, sono in 12, un rapporto di scuderia tra il numero 2 Urlo Spin e il numero 11 Unica Caff. Qua c'è un cavallo che curi tu, perché sì. Giuseppe adesso cura in autonomia i cavalli della scuderia Cucinotta, quindi ancora... Complimenti, signore Cucinotta, diciamo, ringrazio soprattutto una famiglia, dottor Maurizio Cucinotta, per la fiducia, appassionatissima di ippica, di Capo d'Orlando, sì, proprio, insomma, veramente il proprietario ideale, ce ne fossero così. Mamma mia, onestamente. Allora, Giuseppe, quindi prima corsa, Ultimus con il numero 1, lo guida tuo fratello, sai bene che c'è il giochino, sì, di sì. Caccia al vincente scuderi, quindi la base che tu indichi vale per il giochino, insomma, vedi tu. Adesso parli tu, io ho parlato assai. Ok. Allora, Ultimus è rientrato dopo un 2 mesi, ha avuto un piccolo problema e piano piano, diciamo, sta tornando in forma. Oggi ha il numero allo steccato, a me piace, come base piace lui, Ultimus. Sì. Poi un signora S, è un cavallo che si è fatto notare anche facendo... Nell'ultima, sì, finalmente sì, sì. Ha percorso liscio, infatti, ha fatto anche una buona punta di velocità. E poi il terzo cavallo indico... piace, qual era, aspetta, un Wheeler, che l'ultima corsa, sì, diciamo un secondo di 7-7 è andata bene, sì. Quindi allora il riepilogo della prima corsa, 1-4-6, benissimo. Passiamo adesso alla seconda corsa, sono in 14 cavalli anziani, la distanza è quella del miglio, corsa inserita nel palinsesto dell'Ippica Nazionale, in 14 al via, e troviamo anche Giuseppe alla guida del numero 13 Pisolo De Gleris. Sempre un cavallo di Angelo De Simone, il numero non è quello adatto. Sì, mi pare che è un cavallo partitore. È un cavallo partitore. Parto dietro Stile del Nord, che parte forte. Speriamo di andare in posizione e prendere una piazza. A me in questa corsa piace tanto Noab, un cavallo... Sì. Di classe, si trova in questa categoria perché è stato un po' fermo, però ha fatto un'ottima riqualifica, per me è il cavallo base. Il numero 9. Numero 9. Per le piazze a me piace tanto Traffic 3B, il numero 1. Sì. Magari mettiamo tre cavalli al seguito, tre visto cavalli. Che è corsa nazionale. Pegadizio. Pegadizio, guidato da tuo fratello, il numero 2. Petti Rosso Jet, il numero 12. Ok, passiamo adesso alla terza corsa. Cavalli di 4 anni, sono in 13, anche questa corsa è inserita nel palinsesto dell'Ippica Nazionale. Distanza del miglio. Allora, questa corsa, diciamo la prima fila, sono due cavalli che stanno correndo discretamente. Cioè, discretamente Tinka del Pri, però il cavallo base per me è Terrible Joe. Terrible Joe, il numero 7. Poi mi piace Tinka del Pri, come ho detto, la parte forte.
Poi Tayo Cruz, sempre un cavallo, è un po' alterno, però ai mezzi. Numero 13. E ne mettiamo uno. Mettiamo Thomas. Thomas per il passato. Il numero 4. Ok. La quarta corsa è una corsa riservata ai gentleman, sono in 10 alla guida di cavalli di 4 anni, distanza del doppio chilometro, e qui abbiamo Trossa Lung guidata da Piero Cucinotta. Diciamo che ultimamente è sempre piazzata. La cavalla sempre piazzata e piano piano, diciamo, dopo un po' di tribolazione, anche perché, ripeto, ho fatto la corsa facendo la galoppina, faceva la galoppina. Accompagnava tutti i falli dell'ippodromo, poi piano piano si è messa la testa a posto. Sì, sì, infatti, dico l'ultimo diciamo periodo. Diciamo una cavalla regolare. Sì, regolarissima. Però vedo bene in questa corsa Tango Rival Coppi, all'ultima ha vinto bene. Sì, il numero 1. Uno, e poi Titano Rab. Titano il numero 3. E Trossa Lunga. E Trossa Lunga. Anche se, scusa, non tira bacion, sì, è un cavallo molto molto sì, potente. Sì, cioè tira bacion, in effetti, va bene. Allora, 1, 3, 7, 5. Perfetto. Quinta corsa in programma, sono cavalli di 3 anni, distanza del miglio, in 10 al via. Allora, vai. Una bella corsa. Sì. Beh, per la regolarità e per come parte, piace Urania Gifar. Urania Gifar è il numero 5. Poi vedo bene Uozzi. Uozzi, sì, cavallo numero 1. Ultra Baby Font. È Ultra Baby Font, il numero 4. Ok, cavallo da forte. Sesta corsa, il centrale di giornata, sono i cavalli di 4 anni, sono in 6, distanza del doppio chilometro, un rapporto di scuderia tra il numero 1 Tiffany Caff e il numero 3 di Tabor Caff. Io sono per Tia Fortufon. Si rivede Tia Fortufon. Anche se nel Gran Premio, diciamo, successo quello che è successo. Cavallo secondo me, L'entourage, forse dopo la prima partenza ha avuto una piccola dislocazione, non è reagito. Comunque io sono per, diciamo, una pronta... Un pronto riscatto. Riscatto sì. Di Tia Fortufon. Poi, come... piace Tu sei tu Bigi. Tu sei tu Bigi il numero 2, anche lui il reduce dal Gran Premio. E Tabor Caff il numero 3. Ok, settima corsa, sono i cavalli anziani al via, sono in 10, corsa inserita nel palinsesto dell'Ippica Nazionale, distanza del miglio, due rapporti di scuderia, uno tra il numero 4 Orgoglioso P e tra il numero 5 di Sax del Ronco e un altro che ti riguarda tra il numero 2 di Regale e il numero 7 di Salice del Rum. È proprio il Regale che adesso sta mangiucchiando, sei andato, però... Allora, Giuseppe. Allora, a me... Regale. Non posso dire altro, anche perché... Sta correndo bene, tranne l'ultima, dove purtroppo sono cose succedono, mi sbaglio, ritrovo la macchina. Regale, numero 2, sì. Numero buono, ultimamente sta partendo molto forte. Come se no, va avanti, era una bella corsa, la cavalla da battere, Regale. Gli altri che mi piacciono sono Nick dei Fiori. Nick dei Fiori, il numero 3. L'uno di Ramaia, ne puoi mettere un altro, nelle corse nazionali ne mettiamo 3 al seguito. Mettiamo Orgoglioso P, il numero 4. E siamo all'ottava corsa e rivediamo, eccola qua, regala, vieni qua, abbiamo parlato di te. Quindi mi raccomando, non tradire Giuseppe Romani, ok? Rivediamo l'accoppiata Snap e Starlight, Giuseppe Zanca. Anche questa è una corsa numerosissima come quella dell'altra volta. 16 cavalli al via, distanza del doppio chilometro, quindi la distanza è pure la stessa. Due rapporti di scuderia, uno tra il numero 2 di Procida e il numero 10 Roger Waters e un altro tra il numero 9 Sherman Cub e il numero 14 di Packer Run. Si rivedono un po' di cavalli che già hai affrontato la scorsa volta. Sì, la corsa è simile, diciamo i cavalli sono super giù quelli, però oggi ho il 6. Il 6, l'altro giorno ero alla corda, con l'8 sì. Quarto in corda, sono andato a finire, poi mi trae il terzo, una corsa dove si tirava via, quindi ho avuto sempre lo spazio di correre. Qua oggi sono un paio di partitori forti come Rangia dei Fiori e Procida sotto. Non so Sirede Azzurro è un altro cavallo che parte, quindi si dovrà spendere per andare in posizione. Speriamo bene, il cavallo penso che sia come l'altro giorno. Ha fatto il record l'altra volta. Però per il numero... Oggi do un cavallo che l'altro giorno ha stracorso Roger Waters. Sì, sì, sì.
Quindi il tuo cavallo base è Roger Waters. Poi per le piazze, Rangia dei Fiori. Rani è il numero 4. Snapper Starlight. Snapper è il numero 6. Sherman Cube è un altro cavallo che mi piace. Numero 9. Rombo di tuono con l'1. Sta abbastanza bene. Certo, quindi vabbè, inseriamo tutte e due al seguito. Perfetto, Giuseppe. Ottima analisi. In bocca al lupo. Prego. Per tutto, va bene. Ok. Grazie. E ci vediamo alla prossima. Okay. Il regalo ci abbiamo dato di nuovo a trovare. Benissimo. Alla prossima. Alla prossima.